Bentrovati a Sport News. La Cucine Lube Civitanova arresta e rimonta la serie negativa nei faccia a faccia con la Mind Vero Volley Monza e chiude con un sorriso il 2023. Dopo tre sconfitte di fila, gli uomini di Blengini centrano un exploit a esterno in 4-7 nella prima giornata di ritorno della regular season, con tanto di sorpasso in classifica in quarta posizione a più 2 sul club lombardo. Ma scopriamo di più su questa partita nel servizio che vi proponiamo. Che siamo contenti perché abbiamo vinto, e che sapevamo che non era facile. Ci sono stati dei momenti in cui le due squadre, si vede secondo me, che venivano da una sconfitta che bruciava sia all'una che all'altra, e però noi dobbiamo imparare a non sono esibizioni, no? Giochiamo a pallavolo con i nostri pregi, con i nostri difetti. Noi che cerchiamo di vivere bene, con entusiasmo, non solo le vittorie ma anche le cose che facciamo bene. Su quelle che facciamo meno bene, che sappiamo che ci servono per aumentare il livello, ci lavoreremo. E credo che stasera la squadra si sia mossa con l'idea di stare attaccata alla partita, di volere il risultato dopo aver perso il primo set, facendo alcune cose bene ma con 3-4 imprecisioni che poi paghi caro. E basta, adesso c'è da pensare alla partita di mercoledì, solo adesso c'è da pensare. Sicuramente troveremo un avversario ancora più agguerrito dopo la sconfitta di stasera, ma ogni partita ha la sua storia e quindi ci prepariamo. Non è stata una bellissima partita, sicuramente loro hanno sbagliato tanto in battuta, anche noi abbiamo fatto delle cose buone, ma sì, è una partita difficile. Loro giocano bene, noi veniamo di perdere con loro all'andata, quindi anche questo un po' incide. Poi niente, l'importante è vincere da 3, suma la classifica e niente, adesso tornare a casa, preparare la partita, ritornare qui e provare a arrivare in Final Four di Coppa. E restiamo in tema volley, subito una battaglia sportiva da dentro fuori nel nuovo anno solare per Capitan De Cecco e compagni. La Lube Civitanova apre questo 2024 tornando in Brianza con la volontà di cercare il bis nei quarti di finale in gara unica della Del Monte Coppa Italia con la Vero Volley Monza. Match in programma domani, mercoledì 3 gennaio alle ore 20. In forse la presenza di Shini Yese, fermato dallo staff sanitario biancorosso in via precauzionale alle prese con un'infiammazione alla spalla destra. Cena natalizia della società sportiva Settempeda, che ha visto ritrovarsi a Villa Berta tanti big, dai ragazzi della prima squadra alle giovani promesse, con loro dirigenti, tecnici e genitori, oltre alle varie figure di una società che continua a crescere nei numeri e nei risultati. Una bellissima serata chiamata Natale Biancorosso, alla quale è intervenuto anche l'assessore allo sport Paoloni. Di recente la Settempeda ha chiamato alla propria panchina il mister cingolano Lorenzo Ciattaglia, che aveva rivestito lo stesso ruolo nella lontana stagione 2005-2006, all'inizio della sua carriera. Tra le nuove presenze alla cena anche Andrea Cartechini, ultimo acquisto in biancorosso dopo i primi mesi delle stagioni trascorsi alla Filottranese. E con quest'ultima notizia dedicata al mondo del calcio termina anche questa edizione del nuovo anno del nostro TG. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.